Bella raga. Bella. Bella. È bella gente. Bella. Bella. Bella giornata, eh? Non per tutti però. Guardate chi sta arrivando. Ehi tu, dove vorresti andare? Eh già, dove vorresti andare? Ma oggi non ho niente, lasciatemi stare. Oh, la prof. Per ora ti è andata bene, ci vedremo all'uscita. Avete visto? È morto di paura. Che peccato, divertimento finito. Avete visto come ci guardavano gli altri? Insieme siamo forti. Siamo una potenza, così ci appresteranno di sicuro. Ricordate che abbiamo parlato tanto la settimana scorsa di bullismo? Sì. Oggi mi piacerebbe sentire le vostre riflessioni, va bene? Magari anche le vostre esperienze, quello che vi ricordate di tutte le cose che sono state dette. Bullismo? Ma cosa c'è da dire? Cosa vuoi pensare? Ognuno ha il suo destino. Se uno nasce sfigato, resta sfigato. Il gruppo è forte, fa paura a tutti, nessuno osa sfidarci, il gruppo è speciale. Arrendetevi al destino, sfigati della vita. Bullismo, inizialmente non te ne accorgi, sei felice e spensierato, ma quando ti capita diventi triste e malinconico. Pensavi di avere amici veri, ma poi triste e solo resterai. Il bullo come un lampo arriva e ti toglie la vita. Alcune volte riesci ad uscirne, ma poche volte succede. Lo provo sulla mia pelle. Non so più cosa fare. Io li ho visti. Si credono forti, ma se la prendono con i deboli. Si credono superiori, ma non sono i migliori. Si credono speciali, ma quel che fanno non è normale. Paura. Quando sei preso di mira, è come essere sul ciglio di un burrone, dove puoi cadere. E tu sei lì, solo. E quando il branco arriva, tu sei senza via d'uscita. Ti riempiono di botte e solo e affranto incassi in silenzio. E poi dici, per oggi è finita. Di mattina mi sveglio e sento il terrore. I lividi sul corpo, come una prigione. Mi riempio di vestiti per essere più protetta, ma tanto già so che il terrore è lì che mi aspetta. E gli occhi girano in cerca di un'uscita, un punto di fuga da questa maledetta vita. Dei miei incubi ricordo le lacrime sul viso, i soldi buttati nelle mani del nemico. Ma poi ritorno alla vita vera, che anch'essa ogni giorno è una gran bufera. Non una parola, uno sguardo, non si vede ciò che si ha accanto. Gli occhi fissi verso il vuoto, sembra di essere in un tempo remoto. Insulti scorrono sul viso e sul corpo, e le lacrime bagnano il senso più profondo, e gli occhi girano in cerca di un'uscita, un punto di fuga da questa maledetta vita. Ero lì e non ho fatto niente, e filmavo. Pugni, calci, schiaffi, come una macchina era la mia mente che registrava la mia indifferenza. Ero lì, senza il coraggio di fare niente. Ora sono qui, con la mia coscienza che grida basta alla tua agonia. Combatterò per dare un senso alla nostra esistenza. Sto cercando una parola vera, che riaccenda l'anima della gente, che non si nasconda dietro un cellulare, ma dica basta, non si può continuare. Alzati, non essere più spento, perché saremo noi il cambiamento. Saremo il coraggio, la grinta, la sfida che verrà, che non ferisce, ma cambia la vita.
Insieme cadremo e ci rialzeremo. E quel che scriveremo sarà una pagina di sogni vissuti che guiderà il nostro viaggio verso l'umanità.